poi non tutto quello che è passato, secondo me, va demonizzato, abolito o cancellato. Così come bisogna essere pronti, ovviamente, con nuovo spirito ad affrontare queste nuove sfide del digitale. Ma credo che noi come associazione... Che tu sei anche vicepresidente dell'AICI, l'associazione italiana. In questo momento no, ci sono altri presidenti, io sono stato vicepresidente. Faccio parte del consiglio direttivo. Consiglio direttivo. Rossato, non è stato preciso Rossato è segretario generale. Ex, past presidente. Magari era una proposta per una presidenza d'onore, ma... Magari, sì, quello non si sa mai, insomma, ci sono quelli più importanti di me, pensando a chi, Peppino Rotunno, eccetera, eccetera, che hanno veramente tutto il diritto di essere i nostri... Ricordiamo i tuoi principali film, per dare così un'idea, o i film che, a cui sei più affezionato. Dunque, io ho cominciato come operatore di macchina insieme a uno dei più grandi autori della fotografia italiani che è Marcello Gatti, e poi ho lavorato con tanti altri, insomma con i francesi Claude Renoir su Barbarella, The Adventures sempre con Claude Renoir. I miei film, quelli più divertenti storici sono i famosi Extra Large di Bud Spencer, girati a Miami già da una ventina d'anni, insomma. Vacanza pagata, insomma. Vacanze pagate, sì, anche perché Miami, essendo un posto ormai dove gli italiani vanno abbondano in vacanza, sta benissimo, i bar sono quelli all'aperto. Gli luminosi. Altri 5-6 film che ricordi con piacere? Ma io, Nipoti miei diletti, un film di Franco Rossetti che c'era tutto un gruppo di attori italiani degli anni 70 che era da Adriano Asti, Renzo Palmer, Giancarlo Sbraggia, e tutti questi, diciamo, tra i più importanti attori dell'epoca, oppure un film molto simpatico e molto divertente con un regista inglese che era John Shadow, marito di Eva Aulin, che era Canterbury numero 2, fatto da un inglese, insomma, pensando a quello che poteva essere la storia nostra del Boccaccio, eccetera. E queste sono un po' le cose che abbiamo fatto. Cosa bisognerebbe salvare nella pellicola che oggi non è ancora disponibile nel digitale? No, dunque, io non volevo fare una piccola... la pellicola va salvata tutta, insomma, secondo me, perché... Come modo operativo, non parlo del film prodotto, come la copia della pellicola, ovviamente. Perché comunque sia, noi che facciamo sperimentazione da più di 20 anni, proprio del digitale, ed io poi con quel signore là che si chiama Antonello, quando ho cominciato a tentare di capire meglio il sistema televisivo analogico, erano metà degli anni 80, e credo di aver fatto 3 programmi televisivi. Uno era, si chiamava Immagina, che è stato il mio primo programma. Posso raccontare una cosa molto simpatica e divertente? Preparo tutte le luci in questo ambiente e a un certo punto dico: ma guarda, se vuoi lo può vedere al monitor. Ah, benissimo, vado al monitor. Era completamente un'altra cosa di quello che avevo pensato. Per cui era completamente differente dalla luce cinematografica che io avevo fatto fino a quel momento, fare la luce per la televisione. Ho smontato tutto, ho ricominciato da capo e credo di aver fatto un bel programma. Dopo il programma si chiamava Immagina ed era prodotto da Rai 1, Brando Giordani era il curatore e poi c'erano tutti i suoi collaboratori. Ma la cosa divertente è che dopo una ventina di giorni che stavamo girando, arrivo sul set e c'era tutta la truppa in fibrillazione, tutti gli assistenti di Giordani. Dico: ragazzi, che succede? Dice: guarda, ci viene giù il direttore, viene qua. Io, se non gli va bene, ci caccerà via. Dico: mica ci viene. Dico: no, perché sai, può darsi che... Dico: ragazzi, non ci agitiamo, dico, qui già per fare questo lavoro c'è un'agitazione continua sempre. Comunque arriva Brando Giordani, dice: lei è Roberto Giovanetti, mi prende sotto braccio e mi porta via. Dico: Carla, è fatta questa volta, non ci salva nessuno. Facciamo questa decina di metri, tira fuori un telegramma, dico, addirittura un telegramma, dico: ma basta che me lo dice a voce, direttore, non c'è bisogno di un telegramma. Dico: no, lo leggo. Con il mio pessimo inglese leggo questo telegramma, era un telegramma in inglese, c'era scritto più o meno questo, dice: finalmente, era la BBC inglese,
al quale avevano venduto questo progetto, e Telema diceva più o meno questo: finalmente abbiamo un programma tecnicamente perfetto. Ho detto: aspetti un attimo, direttore. Di corsa, ragazzi, è tutto a posto, non ci caccia via nessuno, stiamo tutti qua a lavorare, perché... E questo no, tanto per dire, dopo di quello ho fatto un altro bellissimo programma con un mio grande amico che purtroppo non c'è più, Giancarlo Nicotra, che era il testimone, questo bellissimo programma che fu l'ultimo programma di Giuliano Ferrara in televisione. Pensate che avevamo uno schermo, un blue back, un green screen, per noi era il blue back, di 11 metri per 8, e all'epoca credo che nessuno usava ancora questi grandi green screen, in cui apparivano un sacco di immagini, insomma, lì facevamo un sacco di effetti particolari. Cioè, l'inizio di un programma fu mettere davanti al Papa che parlava, che mi sembra che era Giovanni XXIII, un finto microfono dietro, davanti lo schermo, e il Giuliano Ferrara che cominciava lì come se stesse davanti al Papa a chiacchierare, e a un certo momento invece veniva fuori il colore e lui si muoveva ed era nello studio, insomma. Per cui dico questo perché noi come associazione, tutti, non solo io, ci siamo sempre interessati per cercare di capire al meglio quello che ci poteva offrire il sistema analogico prima, il digitale dopo. Però scusate, perché tutto quello che raccontiamo è giustissimo, è validissimo ed è ottimo per quello che ci offre il sistema digitale. Però abbiamo fatto tutto. Io quando sento parlare, perdonatemi amici miei, Antonello e tutti quelli, ma quando dice portiamo il montaggio sul set, vi racconto dei piccoli fatti. Io ho cominciato negli anni 60 con tutto quel bellissimo cinema western, quello stupendo spaghetti western, no? Quando in Spagna non esisteva niente, c'erano solo le praterie, i deserti, bellissime le città, Barcellona, Madrid, eccetera, eccetera. Sergio Leone ha fatto costruire sto trenino, che lui andava tutti a girare lì, sto treno che faceva avanti e dietro in questi 3 chilometri, con tutti quanti che lo assaltavano, eccetera. E in uno dei camion che andavamo giù con i materiali elettrici dei macchinisti, della scenografia, dei costumi, eccetera, eccetera, delle macchine da presa, c'era sempre un posto, non posto, un bel posto grande, e ci portavamo giù una moviola, sempre. Io ho fatto una quindicina di film western, ho cominciato come assistente operatore e ho finito come autore della fotografia, perché dopo una settimana che noi giravamo, arrivava il montatore, abbiamo bello preparato nell'albergo la sua bella moviola nella stanza al buio, il materiale era stato sviluppato a Roma e mandato giù con questi aerei che andavano avanti e dietro, no? I nostri, insomma, facevano. Quindi con costi un po' diversi dal workflow digitale? No, perché? Tra sviluppo, trasporto, spostamento di moviola. Era naturale una cosa, anche qui. Erano altri tempi, dico, per i rientri dei soldi. Quando presentiamo quell'apparecchiatura di quel bel monitor, non è che tu regalano, quanto costa, Antonè? Antonè, quanto costa quel monitor? 40.000 euro? Dico 40.000 euro? No, mi sta sfottendo. E adesso mi pagano per questo. No, già. La pellicola, scusa, faccio un passettino dietro. La pellicola, sempre quei geni che siamo, negli anni 70 i soldi erano come adesso, non c'erano. E allora ci inventammo il 2P, ve lo ricordate? Quelli che hanno i capelli bianchi se lo devono ricordare. Cioè, invece di girare su 4 perforazioni, si girava su 2 perforazioni. E per il cinema western era stupendo, perché il fotogramma, invece di essere così, era così, era la metà. Per cui 20 metri di pellicola si usavano, 20 mm si usavano in genere per fare un film, se ne usavano 10.000, e i costi si erano abbassati di molto. In più, la cosa geniale, Anto, era che nel cinema western è tutto orizzontale.
Per cui quello fotogramma, la metà dei quattro fotogrammi che era così, era perfetto. Il cavallo orizzontale, mano e pistola orizzontale, cappello e occhi sono orizzontali, scarpe il sperone raramente partiva in verticale, scarpe e sperone orizzontale, era perfetto. No, purtroppo abbiamo sempre avuto noi in Italia dei problemi grossi in funzione della cultura cinematografica. Io c'era qui il professore Della Luis. Ragazzi, io non sono un uomo di cultura, io ho fatto le scuole di meccanica e poi, meno male, per capire l'ottica è stata abbastanza facile. Ma non credo che siamo acculturati per fare cinema, ma non noi lo sappiamo fare. È quelli che stanno un po' sopra di noi, che non hanno la cultura per fare questo genere di lavoro. Perché io che sono un ignorante, però ho sentito dire tempo fa in Svizzera che un euro speso per la cultura porta 2,50 euro di guadagno. Io non so come si fa. Io sono un tecnico, per cui a me mi mettete dietro la macchina da presa, dice, certo, mette le luci qua là, benissimo, pronti. Cioè, questo tanto per dire che meno male che abbiamo avuto queste grandi esperienze di cinema con questi grandi autori che ci hanno insegnato veramente tanto. Io ho iniziato a lavorare con un grande che si chiama Marcello Gatti e poi qualche anno fa, insomma, faccio un po' di nomi: Armando Nannuzzi, Pasqualino De Santis, primo Oscar per la cinematografia per il film di Zeffirelli degli anni 70 che era Giulietta e Romeo. Cioè, voglio dire, ci hanno insegnato veramente tanto tecnicamente. L'unica cosa che posso dire, Antonio, se mi permetti, è che quelli un po' più giovani di noi si stanno facendo prendere la mano da questa stupenda macchina che è il digitale. Perché io vedo ormai delle cose non belle, tecnicamente parlando, di qualità di fotografia. No, di fotografia, no, perché poi. Perché ormai dico, no, tanto questa macchina tu basta che la metti lì, aumenti, abbassi, giri, fai, te da i neutri, i bianchi, i gialli, i verdi. Non è così. Credetemi, secondo me non è così. Io ho fatto un bellissimo documentario con quattro macchine digitali, quattro differenti, a Sony, a Panasonic, alla Canon, tutte, perché non c'avevamo i soldi per farlo, anche se c'erano. Però intanto si partiva con un tipo di prima telecamera che capitava, sì, va bene. Ed è stato, credetemi, un bellissimo documentario, che è lungo quanto un film, è stato un documentario sul film I diari di una motocicletta, prodotto da Robert Redford, e insieme al mio amico Gianni Minà abbiamo fatto un film sul film. Però sapete, io ho girato con quattro mini DV che vi stavo dicendo differenti, ma le ho usate come se fosse cinema. Mi sono fatto costruire un paraluce un po' più grande, no? Che poi mandavo dappertutto, con lo scotch, con l'attaccavo dappertutto, e ho girato senza lasciare che quella macchina lì prendesse il sopravvento, ma come dicevo io, tutto a 3002, come se fosse la pellicola per interni. E poi ci ho messo davanti i filtri, l'85 Kodak, e poi ho fatto un tramonto che tutti dicono, ma che sta a fare? Dico, sì, guardate ragazzi, io lo so che sono 4 del pomeriggio, ma se non giro adesso sto tramonto non lo girerò mai più, perché tra un quarto d'ora mi prendono e mi portano via. Stavamo in mezzo al Rio dell'Amazzonia, in un isolotto sperduto, e tra un quarto d'ora c'era il vaporetto e passava, dopo passava tra una settimana, sta là da solo, non era tanto carino. Ho messo tutti i miei filtri sopra, sotto, i degradé, un rosa sopra e un rosa sotto. Poi mi sono beccato, ma non perché sono bravo, perché sono stato pure fortunato. C'era questo bellissimo fiume, il Rio dell'Amazzonia, il sole che stava tramontando là, e il sole che si rifletteva anche nell'acqua. Tu mi allargo un pochetto. Filtro sopra, filtro sotto, chiamolo così. E ho fatto questo bellissimo tramonto, ma
Non mi sono inventato niente, che me l'hanno insegnato quelli che prima di me, con i quali ho lavorato, dice guarda però mettiamo così. E secondo me con quella straordinaria macchina che è il digitale, se non avessi messo questi degradé rosa, pink, chiamiamoli come ci pare, io non avrei mai fatto questa cosa, insomma. Bene. Concludiamo questa fase con una domanda. Fino a che punto il digitale può aiutare l'espansione del settore, quindi la moltiplicazione delle produzioni, visto comunque la facilità che consente praticamente di sperimentare a costi molto contenuti, e la bordabilità anche delle macchine stesse in termini di costi? Cioè, no, adesso io mi diverte molto giocare, ma è chiaro che il digitale è stata una delle grandi invenzioni, diciamo, degli ultimi 10 anni, e naturalmente fortunatamente ha anche ridotto un po' i costi, però insisto nel dire stiamo attenti, non ci lasciamo prendere la mano da questo mezzo straordinario, controlliamolo noi, perché se ci lasciamo controllare da lui non faremo delle belle cose. È vero, i costi si sono molto limitati, però non diciamo, ho sentito dire, no, pertanto basta aumentare gli ISO, le cose, non serve più l'elettricista, non serve più il macchinista. Non è vero, non è così, perché se no faremo delle cose talmente piatte e brutte che ci faremo un po' prendere in giro da tutte le parti del mondo, anche perché insomma, io ho avuto la fortuna di lavorare anche 3 anni negli Stati Uniti, e credetemi, tutti quei signori che fanno cinema in quel paese straordinario hanno minimo hanno una stanza con tutto il cinema italiano, che comincia dal 1900 con i primi film di Filoteo Alberini, che è stato uno dei primi a fare il cinema da una storia. Cioè la presa di Roma, sapete tutti meglio di me, la presa di Roma, questo film è del 1904, è stato prima scritto e poi è stato girato. È stata una delle prime volte in Italia che accadeva una cosa del genere, che prima all'epoca, a parte i Lumière, grande invenzione, ma poi anche i Méliès, giravano delle cose e poi le appiccicavano insieme, insomma. Invece uno dei primi film scritti prima e poi girati è di Filoteo Alberini. Loro hanno questo, poi hanno tutto quel cinema degli anni 10, 20, compresi i film di Roberto Roberti, che so sicuro che sapete chi è, il papà di Sergio Leone, che si firmava Roberto Roberti, che nel 1924 ha fatto un film western. Ecco perché Sergio era innamorato del cinema western, perché il padre l'aveva già fatto. Allora dice, voglio far meglio di mio padre. No. Comunque, grande invenzione, il digitale, insisto nel dire, non ci facciamo prendere la mano, è una cosa straordinaria. Grazie a Roberto Girometti, AIC Associazione Direttori della Fotografia, con la quale spereremo poi di collaborare in modo ancora più approfondito per le prossime occasioni.